Mi unisco a Ciro per i ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio voi per la pazienza che avete avuto a stare qui ostinati. Ringrazio le coronarie di Ciro Marino che hanno retto perché potevano crollare, quindi sarebbe stato un flip bellissimo a quel punto, indimenticabile, diciamo. E poi ovviamente vorrei ringraziare il professore illustrissimo Angelo De Falco, figura iconica e memoria degli Zezzi, il mio amico fraterno, amico da sempre, Mario Visone, che è autore, che è qui in quanto autore del libro L'amore e la lotta, biografia irregolare degli Zezzi, con cui praticamente ci divideremo l'ingrato compito di tenere a bada l'incontenibile Angelo De Falco, e cercheremo insomma di sintetizzare al meglio 50 anni di storia, insieme anche a Maurizio Capone e a Marco, e ai componenti degli Zezzi. Perché praticamente la storia degli Zezzi è una storia straordinaria, una storia di passione, di lotta, di battaglie, di impegno civile, una storia che è nata qui a Pomigliano, dall'incontro tra operai, contadini e studenti che si sono incontrati con un obiettivo comune, quello là di dare voce a gente che non ha mai avuto voce. O come scrive, per cui è bello quello che scrive Mario Visone degli Zezzi quando li definisce una voce di voci, perché gli Zezzi sono stati questo, una voce di voci che hanno fatto della musica e dell'arte uno strumento per gridare rabbia civile, ma anche un inno di speranza per il futuro. Soprattutto la musica degli Zezzi è stato un ponte tra tradizione e lotta civile, lotta di comunità, in particolare quella di Pomigliano, che ha subito l'industrializzazione e l'avvento violento della fabbrica. Una storia che io e Mario possiamo capire in parte perché apparteniamo a una generazione di transizione, una generazione che era troppo piccola per capire la portata del crollo del muro di Berlino. È troppo poco grande per capire gli effetti sul futuro del G8 di Genova. Una generazione che generalmente non conosce il termine appartenenza, a meno che praticamente il senso dell'appartenenza non gli sia stata trasmessa da una tradizione familiare, come è successo a noi, cioè attraverso mia mamma o tuo padre Mario. Per cui questo senso di appartenenza che invece noi sentiamo forte, all'improvviso ci risale dentro quando ascoltiamo ad esempio una canzone degli Zezzi. Abbiamo questo senso di appartenenza che viene fuori come se fosse qualcosa di ancestrale, qualcosa di inspiegabile. Insomma, questa è la domanda che ti voglio fare. Tu che hai passato mesi e mesi insieme ad Angelo per scrivere questo libro, una risposta su questo effetto ancestrale della sedata? Grazie. Prima di tutto buonasera e grazie Fabio, grazie al Flip, a tutti gli organizzatori del Flip, ma concedetemi soprattutto grazie a Angelo e ai Zezzi che mi hanno dato questa. No, Angelo, non lo dico più, è l'ultima volta che dico no. Grazie veramente a tutti quelli di Zezzi che mi hanno dato l'opportunità di poter scrivere questo libro. Approcciarsi al lavoro dei Zezzi è stato molto particolare. Quando abbiamo deciso il titolo con Ciro, abbiamo deciso di scrivere biografia irregolare proprio perché c'è un fatto oggettivo: 50 anni di storia, ma non è una storia che è pronta a terminare. È una storia che nel bene o nel male va avanti da 50 anni, ma ci avrà un suo continuo davanti e che è pronto ogni volta a rinascere. È un particolare questo che ha a che fare proprio col senso della storia e con quello che diceva Fabio.
Cioè, essere o non essere una persona che ascolta i Zezi, una persona che condivide un messaggio dei Zezi, significa appartenere profondamente a una categoria umana. Cioè, ci sono delle nette differenze. Sei a favore o non sei a favore del fatto di salvare le persone in mare? Se sei a favore, puoi ascoltare i Zezi, puoi condividere quel messaggio. Sei a favore o non sei a favore del lavoro che deve essere con diritti, che ha delle caratteristiche di dignità, allora puoi essere uno che parla dei Zezi e che parla con i Zezi. I Zezi sono un discrimine, questo è quello che deve passare come messaggio, e l'appartenenza sta proprio lì, sta su questo senso del discrimine che differenzia profondamente chi sta dalla parte del giusto e chi sta dalla parte dello sbagliato. Non c'è nient'altro da aggiungere. I Zezi sono proprio quel passaggio attraverso il quale o ci sei o non ci sei, o appartieni o non appartieni. E questo, come diceva Fabio, è essenzialmente lo spirito poi di ognuno di noi, che deve riuscire a tramutarsi in spirito societario. Non c'è più la società del 74 quando sono nati i Zezi, è profondamente cambiata. È profondamente cambiata nel rapporto del lavoro, è profondamente cambiata nei rapporti tra gli esseri umani. Gli esseri umani sono quasi mutati antropologicamente. Non è una novità, sono anni che va avanti questo ragionamento. Ma ci sono cose giuste e sbagliate ora come lo erano allora, e i Zezi li trovi sempre dalla parte del giusto. Non c'è nient'altro da aggiungere. C'è un rapporto da questo punto di vista che probabilmente, come dice Fabio, viene dal profondo di ognuno di noi, che ci viene trasmesso il senso di giustizia, il senso di essere dalla parte degli ultimi, di essere dalla parte dei migranti, di essere dalla parte, mi permetto di dire, la parte della natura, che è la grande battaglia di sottofondo dei Zezi, annunciata ma tenuta lì sempre, posta come significato profondo. I Zezi profondamente hanno combattuto per il lavoro e per la giustizia, hanno combattuto per la classe operaia, ma i Zezi hanno combattuto profondamente per la loro appartenenza alla natura. Io, per definirli, ho utilizzato un verso di Pasolini. I Zezi sono comunisti per spirito di conservazione, che è profondissimo come messaggio. Non è la conservazione delle cose presenti, cioè mantenere gli stessi processi di ingiustizia che si perpetuano negli anni, ma sono attenti alla conservazione, cioè al rapporto profondo che lega l'uomo alla natura. Contrappongono l'uomo della fabbrica, che perde la sua identità, all'uomo della natura, cioè all'uomo libero. I Zezi sono liberi, sono profondamente liberi, e quello che loro trasmettono nei loro testi, nelle loro canzoni, è proprio questo senso di libertà che si conquista attraverso il senso della ribellione. Permettetemi probabilmente un termine forte. I Zezi sono stati l'emblema del Novecento. I Zezi sono il Novecento. Il Novecento è un secolo di profonda contraddizione. È un secolo che ha portato con sé il senso della disgregazione. E loro sono riusciti a capire che quel senso di profonda disgregazione si poteva riunire, poteva diventare di nuovo sintesi nel momento in cui si ragionava di uomo. Uomo inteso come umanità, non uomo sessualmente inteso, ok? Proprio di uomo, di umanità. Ok, spero di averti risposto, di non essere stato troppo pesante. No, assolutamente sì, anzi, un applauso.
Mi hai quasi emozionato. Sì, a questo punto tocca la parte difficile. C'è quello là di dare la parola al professor illustrissimo Angelo De Falco, cercando di contenerlo quanto più possibile. La senti? Prego. No, io Angelo mi permetto di dire una cosa, ok? Nel periodo di scrittura del libro io non vivo qui, vivo a Torino, per cui ringrazio Angelo soprattutto per la pazienza che mi ha dedicato nel momento in cui ero fuori, nel momento in cui vicissitudini familiari che hanno riguardato me, la mia cara mamma e quant'altro hanno rubato del tempo alla stesura del libro, e lui è stato sempre una persona, è stato Izzetti, perché non ha respinto i miei problemi ma se ne è fatto carico, ok? Allora, ringraziandolo semplicemente per questo, ma questo dal punto di vista personale che va oltre la presentazione, il libro e tutto, proprio a dimostrazione di quello che i Zesi sono. E la domanda che ti voglio fare è proprio questa, Angelo, non ieri, ma domani, i Zesi cosa saranno? Speriamo si riesco a rispondere a queste cose. Domani che faranno? I Zesi sono stati quello che tu hai detto giustamente, e io sono molto d'accordo con questa apertura che tu hai fatto, questo trailer di quello che sono i Zesi. Hai fatto uno prossimamente, d'accordo? E mi trovo. Però è stato sempre dal basso trovare delle formule che tu hai detto molto sinteticamente, come fare per esempio a tirar dentro questa umanità di disoccupati, operai, artigiani. Questa sicuramente è stata una vicinanza sentimentale. Logicamente abbiamo raccattato per la strada anche chi non poteva e non potrà essere comunista, che è un po', come si dice, l'ingranaggio umano in questa cosa, che è nata perché la musica che abbiamo sentito in quegli anni andava cambiata, perché noi riconoscevamo che non parlava degli ultimi, di chi non ce la fa a lavorare in nero, tutti, come si dice, schiacciati da un sistema incredibile che è il capitalismo. Molti non lo capivano, però noi avevamo questa bella formula, lo devo dire, di dire: ma tu non sai leggere, non sai recitare, non sai cantare, non sai fare niente, però ti piace fare un bordello con noi, perché inizialmente questa cosa è stata un bordello che per simpatia dicevamo, perché a noi ci piace mangiare assieme, no? Oltre che a fare la sesa o cantare le tamurriate, il mangiare insieme era quasi un obiettivo umano. E dicere: a roppa, tu che fai lo spazzino, chi là che sa l'alfasud, siamo tutti uguali. Voi indipendentemente a chi dice: a me mi piace più Marx e tutta la politica e il capitalismo da criticare sempre. A me tutta questa baracca mi ha meravigliato, però questa è per la scenografia, per il flip di domani e dopodomani, no? Allora io volevo accappottare, come ho accappottato questa idea di fare, di cambiare la musica popolare. Però penso che poi andate in crisi anche voi.
alla fine abbiamo detto con Mario prima, divertirsi, ho fatto su un anno canone e cose, se ne parla il 7 settembre a Piazza Municipio. Per cui qua c'è stato un sacco di gente che sarebbe all'altezza di fare senz'altro qualcosa. Però a me piaceva l'idea anche di accappottare quest'idea di una presentazione di un libro. Mi sono venuto, non ci sono mai avuto quasi alle presentazioni dei libri, perché me lo fuieva. Appena si presenta un libro, la gente parla del libro, chi ci piace nei libri, tutto quello che volete voi. Però a me questa cosa mi faceva sempre paura, per cui me lo fuieva. Mi piaceva anche stasera accappottare la situazione. In che modo? Tu hai nominato a Pasolini, no? Io me lo sono scritto tra le tante cose che stiamo facendo in questo periodo, perché essendo un cinquantesimo, abbiamo pensato alle cose più balorde, più passe. Abbiamo fatto l'elenco di tutti i mille sensi che sono stati in questa storia. E i casini che ci stanno succedendo in questi giorni sono enormi, però ci piaceva l'idea che per la gente di Pomigliano continuare a fare meraviglia con i pazzi che siamo. Per cui me lo sono quasi scritto, però forse da mosci la gente camicia, se permettete o no. One moment. Sono tre fogli piccoli, divisi tra di loro, che abbiamo un po' di difficoltà a trovare. Aspetti, ecco qua. Però mi piaceva fare una critica al vecchio. Che dici? Già stai scarfando tu? C'è. Scusate. Accappottarle come abbiamo accappottato. Allora, preparatevi all'accappottamento, vediamo in cosa consisterà. All'appartenenza all'accappottamento, un attimo qua. Nel frattempo il professore ha trovato. Allora, se permettete, facciamo anche qualche passettino avanti e indietro. Per necessità mi è sempre piaciuto accappottare la musica popolare, perché quella che si faceva, quella che si fa, sa da cagnà. Eppure stasera mi piacesse e cagnà stravolgere a fin di bene questo incontro dopo tanta calandrella e la presentazione di un libro tardivo dei Sesi. Gruppo operaio del cinquantesimo, e se siete d'accordo possiamo andare. Per alzata di mano dite sì o no. Partim e cagnam e giam. Facimici la roce la mala sorta e accominciamo lo contrario, e i comunisti. Poi non ci potuto fare niente, cosa, attenzione. Secondo mezzo coglietto. I comunisti sanno tutto e sanno pure che prima o poi vanno come tutti alla città per sempre, o camposanto. E sempre loro, sti utopisti, come dice Pierpaolo Pasolini, vogliono conservare tutto, giustamente come il tuo mare. La natura, l'ambiente, la memoria e loro stessi, come abbiamo fatto noi Sesi. Dare battaglia e fare la lotta per la conservazione della natura, eccetera, eccetera. Allora, a me mi piacesse e cagnà questo incontro, ma certo, a fin di bene, passiamo poco,
nel senso che abbiamo portato tutti gli ex che sono voluti venire, che hanno tenuto tempo di venire qua, possono anche farci un po' di musica. Poi dopo sentiamo che l'opinione però di compagno qua, Maurizio. Allora, se siete d'accordo, siamo in chiesa, no? Le regole di una chiesa, il Savim, e quindi lasciamo stare, non ci interessa. Siamo nella vasca del Carmine, che si chiama Vascolo Carmine, per chi non è di Pomigliano. Quando gioveva si rigneva, erano altri tempi. Io non l'ho finita di scrivere questa cosa, però ritorno a quello che diceva Mario, cioè l'umanità è una cosa che personalmente, e penso a moltissimi, è un obiettivo. Quando abbiamo fatto una delle cose più grosse all'estero, a parte che portare Cafuna in giro per l'Europa è stata una soddisfazione, loro alla fine hanno detto: come definirci? Come? Per il capomadre dei Caponi. Aspetta, Marte. Capo mangia. Mandria. Mandria, perché voi siete una mandria? No, se non è chiaro il concetto. No, quando vi si cala la Francia ricetta come definire Sesi, o direttore che era venuto l'anno prima a scegliere che aveva portato a Napoli, disse Sesi umani, basta, ricetta è buono. C'è a farne di quelle cose belle che fanno in Francia, perché la Francia rimane un paese più avanti in Europa per certe grandi cose. Non lo so. Tu hai fatto pure due cose di pazzo, no? Pure rispetto agli strumenti, perché qualcuno ci disse questi mazzi si destate cazzo e arrivare lontano. Ma più che questo, è che da tutto è quello che è trasparito, si può dire? Se è corretto, è trasparuto. Trasparuto è il più bello. È stata l'umanità, perché portare Marcello, portare Matteo, portare quelli dell'Alfa Sud che ognuno ha preso in aiuto sangue là, e quelli delle strade, anche quando tutto il teatro che abbiamo fatto in giro, da Ponticelli a Cer fino alla Bretagna, è stato mostrare all'umanità di che cazzo è capace di fare, comunisti o no. Perché molti non è che sono venuti, non abbiamo mai chiesto una tessera sindacale o a Rovine, la UPD, l'OPC, l'OPRI, eccetera, sì, cioè non abbiamo mai chiesto alle persone, oppure abbiamo chiesto, sì, ci piaceva, fu un burdello a scrivere insieme le cose, a pensare insieme e trasformarle in una ribellione per le strade. Tu pure hai fatto lo stesso casino, no, non mi sbaglio. E vabbè, io sto qua come fanno, non sto qua come testimone, perché occupo questo posto indegnamente, ci dovrebbero essere molte altre persone al posto mio, però onorevolmente cercherò di essere all'altezza di questa situazione. Soprattutto mi stavo ricordando la prima volta che io ho visto Sesi, era una commemorazione della Flaubert, e ci stavamo io, Enzo Gragnaniello, stavamo sotto a un ponte. Io ma non mi ricordo, se qualcuno se lo ricorda, qualcuno, ma solo Matteo se lo ricorda. Dov'era l'Alfa Romeo, Matteo? E io penso che tenevo pochi anni, diciamo. Io sono fortunato perché ho cominciato presto a conoscere persone importanti e artisti veri, tra cui è stata tra cui ci sono i Sesi, e diciamo quello che ci lega moltissimo è sicuramente una visione del mondo selvaggia, perché io più che libera parlerei proprio di
di selvaticità, cioè di non accettare quello che ci impongono, ma neanche quello che ci impone l'altro lato, cioè nel senso anche gli alternativi seguono degli schemi. E quando uno si libera da qualunque legame ideologico, esce fuori l'anima, no? Esce fuori uno spirito che va oltre. Io sono stato fortunato perché io sono molto vicino alla monnezza, come molti sanno, e ci sono vicino con orgoglio, no? Perché comunque fare gli strumenti con la spazzatura e salire sui palchi con la monnezza, i primi tempi è stato divertente guardare gli occhi delle persone che pensavano, ma si scema Roman, si boatta, si scopo, si mazza, ma e io nella mia follia ero sempre molto divertito, essendo anche uno scugnizzo, questa cosa mi faceva sorridere, no? Perché sapevo poi che la forza non è nello strumento, la forza non è nella conoscenza, come dire, teorica o diciamo di nozioni, nozionistica, ma la forza è nella voglia di dire qualcosa, nel desiderio. Quindi conta. Io sono anche molto amico di Alfio Antico e lo cito sempre, perché anche Alfio, che poi comunque è una persona che è un fratello di radici, sono persone che magari ci sono persone, come hai detto tu, no? Tu hai detto, come hai detto, oggi portate i cafoni, proprio i cafoni. Se, è Matteo. Però io quello che ho imparato nella vita, sono stato molto fortunato perché io ho incontrato tanti cafoni molto meglio degli intellettuali e profondamente migliori nei contenuti, nella capacità di trasmettere idee, no? Questa è una cosa fondamentale, perché sì, la nozione ci serve. A me, per esempio, imparare a suonare è significato imparare a esprimermi, poi dopo è venuta la tecnica, poi dopo è venuto che cos'è una nota, ma a me quello che mi interessa è se io riesco a trasmettere, come fate voi, attraverso una parola, attraverso un suono, un'emozione. E quindi questo è quello che ci rende più vicini, nel senso che io sono, tra l'altro, di un'altra zona, sono pomiglianese, diciamo, purtroppo il vecchio sindaco non mi ha fatto cittadino onorario, mi sono un po' offeso, vabbè. Però è come se lo fossi, io mi sento un cittadino onorario, perché quello che ho fatto pure qua sotto, quando era ancora un invaso vero, noi abbiamo fatto un grande concerto nei primi anni 2000, ci sono i testimoni, e quindi io mi sento pomiglianese, però io sono del Vomero, e lo dico proprio per creare questo scompiglio nella mente delle persone, perché quando dico che sono del Vomero, io lo dico sempre, quando sto nei quartieri, quando sto a Scampia, quando sto a Ponticelli, tutti devono sapere che non è il luogo di nascita che fa la differenza, ma è la vita che si fa. Allora, siccome io sono fortunato perché ho fatto un percorso, sono un uomo di strada, sono nato in un posto che sembra così bello, però io ho sempre vissuto per strada, pure quando, e questa cosa mi ha permesso di cogliere questa differenza, che perciò dico mi avvicina molto al vostro modo di fare musica, che è quella di dare voce a chi normalmente viene ritenuto una monnezza, quindi dare voce ai detenuti, di dare voce a chi è povero, agli africani, questo alla monnezza. Cioè io sono un privilegiato, perché io so che dalla monnezza esce l'oro, la monnezza mi ha dato modo di diventare quello che sono, quindi cioè, ho un esempio vissuto sulla mia pelle di quanto i luoghi comuni e quanto le etichette siano assolutamente inutili, e quanto lo stare insieme in contesti come questo, per esempio, perché a me c'è, cioè, Angelo mi fa morire, perché è veramente un'energia, ripeto, selvaggia, un'energia random, un'energia che per seguirla bisogna essere fluidi, perché no, lui parla, dice delle cose, poi ne dice altre, e c'hanno tutte un senso, un po' come Kerouac quando scriveva Bebop, no? Cioè, per me quello è il linguaggio deve essere quello della libertà e quella dell'espressione pura. Quindi poi dopo facciamo pure i libri, per carità, io sto scrivendo pure un libro, quindi capisco le difficoltà, perché sono 2 anni che sto scrivendo un libro, quindi la difficoltà di scrivere, però quello che deve rimanere, quello che ci deve accomunare, quello per cui sono
felicissimo di vedere tutte queste persone qua, è l'essere spontanei e avere la capacità di stare insieme, sindaco, scopatore, cioè veramente la capacità di comunicare in quanto persone, non in quanto quello che rappresentiamo da un punto di vista sociale. E questo mi ha reso un fan dei Sesi e mi ha fatto fare tante cose insieme a loro, che sono tutte quante in questo, cioè, di questo io vi ringrazio, perché per me che sono più giovane è stato un grande insegnamento di vita. Qualcuno meglio di lui, meglio tutto quanto lui, o no? Fabrizio De André, come diceva, dai diamanti non nasce niente. Sì, posso aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Maurizio. Sono perfettamente d'accordo con quello che dice Maurizio, perché sottolinea un aspetto di cui parlava anche Angelo, che è questo della fraternità. Ok? Quando Angelo dice tutto è nato intorno sostanzialmente al fatto di mangiare insieme dopo il lavoro, cioè dopo essere stati in fabbrica e quant'altro, c'era questa esigenza di condivisione, e l'esigenza di condivisione, questa esigenza di socialità ha portato alla nascita della musica. La musica è stato un elemento di espressione proprio dalla voglia di nascere insieme. Cioè, come passammo tempo? Potremmo sempre mangiare? No. Allora partiamo a fare con cada cosa, e a un certo punto si comincia a fare pure musica, ok? Però una cosa c'è, rispetto a quello che diceva Maurizio, sulla quale, per la quale la devo sottolineare per forza, perché ci stanno, cioè i testi dei Zezi, ok? Oltre alla musica, ma proprio i testi sono una lotta di classe cantata. Cioè, i Zezi non sono tutti quanti uguali, perché dentro le canzoni dei Zezi ci sta scritto che il padrone ha da fare una brutta fine, cioè ha da avuto avuto, cioè deve morire, ok? Cioè c'è un augurio di morte che è limpido e chiaro e cantato, perciò non sono tutti quanti uguali. Chi sfrutta non è uguale a chi viene sfruttato, cioè perciò dicevo prima, c'è una questione proprio antropologica. Cioè, perché umanamente chi viene sfruttato non è uguale a chi sfrutta. Prima hai nominato la Flo, vabbè, voglio lasciare prima la parola a Marco, poi anzi, posso rubarmi due secondi ancora? Uno solo. Dentro alla Flaubert viene nominato due volte la parola pietà. Due volte. Che è una parola fortissima. Meravigliosa, forse una delle parole più belle della lingua italiana. Ok? La prima volta è questa madre che non trova il figlio e dice: facitele per pietà, aiutatemi a trovarlo, facitele per pietà. Ok? Io come me la immagino questa madre? Me la immagino o con le mani congiunte in segno di preghiera, o comunque con le mani aperte, perché una persona tendenzialmente mostra i palmi delle mani, ok? Alla fine la parola pietà ritorna, quindi che fai con quella donna? Ti viene voglia di abbracciartela, no? Di aiutare, di metterti a scavare con lei, di fare qualcosa per essere da supporto, ok? Alla fine del testo torna la parola. Torna pietà, ci sta. Per questi qua non dobbiamo avere pietà. La stessa parola si carica di significato negativo, e mentre per la donna disperata il senso che hai è quello là sostanzialmente di volertela abbracciare, perché è una mamma che sta a capire suo figlio, dall'altro lato invece è una parola carica di odio, che è l'odio di classe. Là ci sta l'odio di classe, perché hanno permesso che un ragazzo morisse in mezzo a tanti altri, ovviamente, e in quel caso specifico che un ragazzo morisse e che una madre soffrisse. Allora lì ci sta
la differenza. E non conta se era, come giustamente dice Maurizio, è del Vomero, sei di Pomigliano, sei di Casalnuovo, o di Scampia o di Milano. Conta che quello è lo sfruttatore e quelli sono gli sfruttati, e le conseguenze del male ricadono sempre sugli sfruttati. Quello è il problema reale. Lui sei, si stanno là, stanno sempre dalla parte dello sfruttato. Quello è. Scusami questa cosa. Assolutamente, meriti anche l'applauso. No? Per fare un inciso, cioè, la Flaubert stava qua dietro, e tra l'altro, le persone morte praticamente sono morte per una sovrapproduzione imposta dal padrone, insomma. No, quello che volevo chiedere a Marco è, insomma, per te che ti è giovane, ti affacci alla Tamorra, no? Cioè, cosa rappresenta per te gli Zezzi, che sicuramente hanno 50 anni ma sono tradizione, no? Si possono dire che alcune canzoni iconiche fanno parte della tradizione, e poi ti volevo chiedere, per accappottare, se te la senti di cantare a Flaubert, insomma. Buonasera, com'è complicato dover parlare, dopo persone che sanno parlare, veramente, io non so parlare, soprattutto quando mi menano così all'improvviso. Per me? Così all'improvviso. No, ringrazio Fabio che mi dà del giovane, io non mi sento per niente giovane, anzi chi mi conosce sa che io mi sento molto più vecchio di quello che sembro e quello che sono, però anagraficamente sembra che io sia giovane, e da giovane che si affaccia alla Tamura, alla tamuriata, alle tradizioni popolari, ma da giovane che è cresciuto per tutta l'infanzia e l'adolescenza con la voce di Marcello, le canzoni dei Zezzi, con la gatta Cenerentola, un po' per natura, un po' per la cultura che aveva mio padre. Mio padre è stato suonatore di tamborra, è cresciuto con Tonino Stocco, quindi che è un produttore di tamborra, uno dei cantori di Pomigliano. E, anagraficamente rappresento quelli che in qualche modo sono i figli, i nipoti dei Zezzi, no? Solo per età, professore, solo per età. E il grande merito dei Zezzi, al di là della lotta di classe, della lotta per il lavoro, della lotta per i diritti, la lotta per la tutela ambientale, perché come diceva Mario c'è anche questo nelle canzoni dei Zezzi, il grande merito è che quello che cerchiamo di fare, che cerco di fare io con la Sonagliera, con gli altri ragazzi della Sonagliera, con Cicetto, che è passato anche lui per i Zezzi, tra i mille Zezzi, quello che cerchiamo di fare è in qualche modo recuperare il grande merito dei Zezzi, che è quello di aver recuperato a loro volta le vere tradizioni popolari pomiglianesi. Loro hanno raccolto quella che era una cultura che stava quasi per sparire, hanno fatto ricerca, hanno ascoltato quelli che erano più anziani di loro, più vecchi di loro, quelli che erano nati nei cortili di Pomigliano, nelle vecchie masserie, hanno recuperato quelle sonorità, hanno recuperato quei testi, hanno recuperato quelle musiche, quei balli che effettivamente stavano per scomparire, e hanno dato una nuova vita a tutte queste cose. Una vita chiaramente politica, di lotta, eccetera, eccetera, ma tutto questo ci ha permesso di non perdere quello che è stato un patrimonio e quello che è ancora oggi un patrimonio culturale enorme, che in tanti, in pochi, hanno scritto, perché era un patrimonio che si tramandava oralmente, che chi aveva la fortuna di ascoltare le cantrici e i cantori di un tempo imparava a sua volta, parliamo di racconti, parliamo di canti, parliamo di tamurriate, come diceva prima il professore, parliamo di cose meravigliose, indovinelli, giochi infantili, scioglilingua, parliamo di una cultura enorme e che non possiamo perdere. Il grande merito di Zezzi è stato proprio questo, dal mio punto di vista. Io
insieme alla suonaiera oggi cerchiamo di mantenere quelle, queste tradizioni che abbracciavano tutto l'arco dell'anno. Oggi in qualche modo ci ricordiamo forse solo un po' del carnevale popolare pomiglianese, che in realtà socialmente facciamo durare 2 o 3 giorni, ma in realtà un tempo durava dal giorno dopo il Fucarone di Sant'Antonio, quindi dal 18 gennaio fino al giovedì grasso, al giovedì santo, fino al martedì santo. Però le tradizioni popolari pomiglianesi non sono solo il carnevale, parliamo del Fucarone di Sant'Antuono, ogni strada, ogni cortile, ogni famiglia, ogni masseria accendeva il suo, e quello corrispondeva in qualche modo al Capodanno popolare. Parliamo di tradizioni legate ai culti mariani delle Madonne, del Santo Patrono di Pomigliano, San Felice. Prima per esempio si festeggiava 2 volte durante l'anno, sia a gennaio sia a settembre, la vera festa era a settembre, mentre oggi la festeggiamo solo il 14 gennaio. Parliamo di tradizioni legate alla terra, si festeggiava per la raccolta del grano, per la vendemmia, si festeggiava per l'uccisione del maiale, e i zezi rappresentano, dal mio punto di vista, e per me che nella vita cerco di fare questo, tutto questo. Quindi grazie. Oltre a tutte le lotte, io sono anche un attivista politico di sinistra. Non mi definisco comunista perché purtroppo non ho vissuto il comunismo che c'è stato qui in Italia e che c'è stato qui a Pomigliano, però mi considero chiaramente un attivista di sinistra. Però più di tutto questo, io ho l'immagine dei zezzi per un'infanzia, un'adolescenza passata al recupero di queste tradizioni. Quindi grazie professore, grazie ai 1000 zezzi che sono passati nei zezzi. Poi per quanto riguarda la richiesta di Fabio, accappotto anche io, perché con tutto il rispetto, la Flaubert l'ho cantata veramente pochissime volte, ma qui c'è la voce storica che canta la Flaubert, c'è Matteo, e io preferirei, ma penso che tutti lo preferirebbero, sentire la Flaubert direttamente da lui. Non mi sarei mai permesso, Matteo, mi dispiace. A me mi dispiace sentire quando lui dice: noi siamo i nipoti, ma qua nipoti, che cazzo vuoi fare? Sì. Allora, io lo accendo, sono 6 mesi che non canto perché ho avuto una perdita cara in famiglia, e qui già mi sto emozionando. E quindi per cantare, è un po' come gli atleti, se non ti prepari non ce la fai, e quindi con la voce sto proprio rovinato. Però arriva un certo, ma io volevo fare un'altra cosa. Volevo dire prima, no, che tutto sommato io ho vissuto una favola, Biancaneve la favola l'ha vissuta con i 7 nani, no? Io la favola ho vissuto con lui. Vabbè, allora parliamo degli operai a questo punto. Dopo, se ce la faccio a fare la Roberta, la faccio. Una grande avaliata, una grande avaliata, una grande avaliata ci volessa. E tanta potenzia che hanno fatto all'Alfa Sud, a Termini, Venezia, a Mirafiori. Ne basta che tanta fatica, tutti i giorni e pure a notte. Tutti i soldi che hanno fatto, sanno scappati in destacca. La tant'anna hanno pigliato e stramigliato dallo Stato, e muovo ringraziamento proprio come delinquente. Sbatte la cassa integrale, fa di figli internali, tutto quanto mi sa via la Sicilia Lombardia. Tutto quanto mi sa via la Sicilia Lombardia. I confini che hanno fatto sti patruno Italia mia, troppo mangiate il pippo, gli adivende prende rimana. Ma esce alla e fiatti in culo, come a voi mangiate trula.
se volesse stimatruno reperere in tutta vuota, se volesse stimatruno reperere in tutta vuota, se volesse stimatruno reperere in tutta vuota.